Sì, se il cavaliere vuole aggiungere delle cose, magari da parte nostra. Da parte... Sì, mi scuso, non mi sono alzato, ma era più comodo. Ma direi che nel senso mi sembra abbia chiarito in tutti i particolari come e perché dovremmo fare oggi. Noi, vista che parliamo nel mondo, l'azienda che rappresento, nel mondo della distribuzione, mi ricordo che nel 90 avevamo nel rossetto aeropico vino giù vicino all'ospedale e che un macellaio ci ha chiesto di venire a vedere i prodotti confezionati, no? Poi la strada è diventata a senso unico, viene chiuso sempre per dire. Però sotto Marina mi ha sempre attirato. Chiaramente nel frattempo ho visto arrivare parecchie altre realtà di distributori, noi siamo un'azienda italiana, non siamo una multinazionale, siamo presenti in Veneto, in Emilia Romagna, in Umbria, abbiamo 7.700 persone che lavorano con noi in tutti i supermercati e girando con dei personaggi che andavano a cercare a fare ricerche, abbiamo individuato l'area un po' più sud di quelle che parte, diciamo, arrivando dalla zona sottomarina e poi si arriva al ponte che porta al centro della città di Chioggia. Abbiamo iniziato quest'area con tanti alberi, con bosco, chiaramente. Abbiamo cercato di dire lì che serve il posto ideale, perché quando si va alle ricerche, non è che dici apro lì, perché vabbè, cerchiamo di andare in un posto dove la posizione può disturbare per certi versi, ma cerchiamo di avere la posizione che sia anche vicina alla gente. Dove mi si deve montare in macchina tutti i giorni per andare a fare la spesa, ma se è possibile anche creare un locale lì. Abbiamo invitato quest'area con le problematiche che possiamo esserci, però ci hanno detto che era possibile fare presentando dei progetti, quindi insieme all'architetto, lui ha fatto fatta di quelle robe, quando era stesso. Vabbè, però va bene, perché oggi se si pensa quando abbiamo iniziato 5-6 anni fa e avevamo un'idea. E se avessimo fatto subito in quel modo avremmo sbagliato, perché nel frattempo sono cambiati i tempi, insieme gli spazi, nel modo di presentarci. Oggi abbiamo la possibilità di poter fare quel sito, qualcosa che sia vicino alla parte alta di, diciamo, di Sottomarina e il ponte che collega al centro di Chioggia. Quindi credo che come ubicazione sia molto vicino alla gente, anche per chi abita. Non abbiamo pensato tanto al turismo all'estate che porta tanto, che anche quello va bene che venga. Però abbiamo pensato più a chi abita qua oggi, domani, sempre. Quindi quando fai qualcosa, non è che lo fai vedere domani, dice, fra 5 anni cosa sarà? Pensando, chiaramente avendo capito che era possibile fare, a tutte quelle realtà. Quindi abbiamo pensato alla tipologia di materiali, quindi materiali che siano non inquinanti, materiali che ci permettono di avere la tenuta dell'aria calda e fredda secondo l'estate inverno, senza avere grandi consumi, usando pompe di calore, usando fotovoltaiche dove è possibile, quindi cercando di avere meno consumi possibili, visto il momento in cui abbiamo visto l'anno scorso cosa è successo con i consumi. Figuratevi noi che abbiamo non negozio come tanti negozi vediamo che ha la luce accesa e un po' di riscaldamento, ma i frigoriferi per noi, dove abbiamo grandi quantità di prodotti freschi, rappresentano il 50% dei consumi delle nostre realtà, che è un negozio di calzature invece non ha, però questo lo dico più per dire cosa vuol dire per noi. Quindi pompe di calore, possibilità di ciclo dell'aria, CO2 chiaramente nel modo giusto come deve essere, alberatura importante perché oggi tutti noi amiamo il verde e anche noi. Chiaramente gli alberi ci sono, però da subito si è pensato che attorno, con l'aiuto dell'amministrazione, detto, posizionare alberi che oggi saranno non alti così, arriveranno più alti in base a certe esigenze. Noi abbiamo detto portiamo pesi, ci dice che così per consumo, dal produttore al consumatore, vediamo subito. Ha detto no, che vogliamo alberi di colori diversi. Quindi gli alberi che verranno messi, la piazza non sarà molto grande, ci sarà un parcheggio chiaramente con tutte le possibilità di areazione, con i numeri accesi il verde e il rosso per stabilire quelli che sono i posti liberi, con un po' di musica, un po' di un parcheggio che quando il consumatore va sotto, sappiamo che i parcheggi andiamo mai volentieri, però oggi abbiamo capito che anche i parcheggi è un servizio importante perché metti la macchina al coperto se piove, se fa freddo, se nevica oppure se c'è il sole, per dare tutti questi servizi non parliamo invece di quello che anzi ne parliamo. Il nostro concetto è quello di avere oggi sempre più assortimenti importanti per il consumatore. Oggi
cioè, ma si va molto a cercare i piatti pronti, le braccia pronte, perché oggi siamo in particolar modo, e quindi stiamo pensando a noi stessi, alla panificazione, ai pesci, tipo, ma come vediamo anche che oggi, come i nostri grandi porti diciamo di acquisto. Abbiamo l'ortofrutta che curiamo molto in rapporto con alcuni produzioni locali, quindi è un'azienda che è nata collegandosi a molti produttori dove c'è molto localismo, al di là del mondo, di quelle cose che devono essere importanti. Questo è il nostro piano. Abbiamo messo in pista già da 2 anni un progetto di formazione per i ragazzi, tant'è che adesso in questi giorni abbiamo circa 40 giovani che vengono dall'Emilia, dalle Puglie, sono venuti su e sono attualmente nei vari mercati ad imparare che dovranno diventare i futuri direttori di quei punti vendita o futuri capi reparto del settore carne, macelleria, perché curiamo molto l'aspetto della freschezza, è quello che ci interessa di più. Siamo in una zona veloce dove la gente d'estate va il piatto pronto e la tortina di salumi di formaggio, ma sappiamo che la tradizione nostra dei Veneti è quella di avere la buona carne tagliata ancora con l'ecosistema, o i salumi e l'ortofrutta e la verdura. Abbiamo cercato di fare tutto questo. I ragazzi che vanno in giro sono soddisfatti di essere con noi, stanno facendo questi studi, quindi lavoriamo un mese con loro a tavolino per parlare di aspetti diciamo praticamente tecnici, e poi vanno a fare il corso per avere persone le stiamo cercando di avere. Noi qui non abbiamo nessuno, e quindi le 35 persone che avremo speriamo di trovare qua, perché oggi noi vorremmo che i giovani, perché oggi si usa fare vai a studiare che poi quando ti laureato vai, poi non sanno dove andare, vanno in Germania, in Francia, in Inghilterra, in America, dopo 2 anni, 5 anni ti trovi, e quando sei là cosa hai fatto? 2 anni ho fatto il pizzaiolo, poi andavo a fare la leva a piatti e alla fine con lui bravo è riuscito. Però se abbiamo di bravi giovani, cerchiamo di dare loro, se non è laureato, non ha problemi di gestire un punto di vita e già la mentalità di essere bravo nel parlare col personale, perché oggi per noi è requisito di base il rispetto. Rispetto delle cose, rispetto delle persone in particolar modo. Il cliente quando entra deve dire vado perché al di là della qualità voglio anche il servizio e deve essere fatto da brave persone. Li richiamiamo molte volte, qualcuno è arrivato non ha capito qual è la mestiere che noi vogliamo e magari abbiamo cercato di cambiare. Noi vogliamo bene la gente, il nostro concetto è questo, vogliamo andare d'accordo con le amministrazioni, tutti quelli che sono presenti, perché vogliamo dire tagliamo il nastro un giorno, vediamoci, andiamo a bere il prosecco, ma anche qualcos'altro, andiamo a piacere, visto che i pesci ce ne sono, e vorremmo essere amici di tutti. Noi lavoriamo così, non interessa i grandi paroloni, chi dice ma vogliamo fare questo, no, non vogliamo lavorare. La nostra azienda lavora, fa il suo lavoro e dà una mano a molta gente. Non voglio dire che, però nel momento della malattia del virus, attraverso questi pochi utili che possiamo avere, abbiamo dato milioni di mascherine agli ospedali di Vicenza, Padova, quando non ne avevano milioni, dici, milioni di quanti che non li avevano. Recentemente, scusatemi, abbiamo mandato 15 autotrendi alimentari in Ucraina, abbiamo delle sovranze, insomma, questa è la cosa che quale possiamo fare se lavoriamo e abbiamo anche un po' di utili da dare. Ma l'idea dell'azienda non è basata sul guadagnare basta, è basata sul far lavorare la gente. E ogni volta che vediamo e apriamo un punto vendita, vediamo le mamme e i ragazzi soddisfatti, hanno trovato un lavoro, magari vicino anche a casa. Noi siamo fatti di questa pasta, non siamo i francesi di turno che sono più o meno simpatici, i tedeschi, gli inglesi e gli americani. Siamo italiani, vogliamo bene il nostro paese, e per me l'Italia parte da Bolzano e arriva a Catania, anche se poi dice dopo Bologna se sono italiano. Chiediamo i cinesi che trascinano giù un pezzo da parte sua. Noi vogliamo lavorare con la gente, far lavorare i giovani, spiegare loro. Recentemente mi è venuto anche nel palazzetto di Schio, dove io seguo anche la scuola di basket da molti anni, la seguo perché sono 300 bambine che crescono e ogni anno c'è ricambio, dopo incontro per professori, per spiegare cosa vogliamo fare con i ragazzi di oggi. Bisogna che veniamo con i ragazzi, bisogna che li aiutiamo a capire che devono dare d'accordo. Invece vediamo che il mondo dopo la pandemia
è peggiorato, non è che possiamo far tutto. Noi vorremmo fare questo, però tornando sul pezzo del momento che siamo qua, noi pensiamo di fare bene il nostro lavoro, se c'è bisogno di fare, di migliorare, perché abbiamo bisogno di fare più alberi, o bocce, parlo di bocce, lì però di un posto per violettare. Quindi noi vorremmo creare sottomarina un posto dove la gente dice vado, non è la mia seconda casa, ma vorremmo tenere il dire vado lì perché mi accolgono bene, perché spendo il giusto, siamo discount, siamo, però cerchiamo di mantenere con molti nostri prodotti a marchio Senex, che è un prodotto ottimo, non potremmo dire che sono migliori dei prodotti di Sciago, che quello di Lamanchino di Riesce, ma siccome lo dicono i clienti, non sono noi, io devo ripetere lo dico gli altri. Rappresento l'azienda, mi diverto, io e mio fratello, ho tre figli, 36 nipoti, e mi dicono non lo mai che oramai. E sono nato al 38, tutto qua. Una volta che avevo l'accordo di mia madre di dire qua mi nasce nel 48. Stiamo, abbiamo fatto nascere nel 48. E io arrivo dagli altri 10 anni, no. Io ho detto questo per dire chi siamo. Spero di servire domande, sono qua. Grazie di avermi invitato. Bene.